Quella dei rifiuti è certamente un'emergenza regionale acuita anche dalla negligenza di tante amministrazioni comunali ed è per questo che si infiamma il dibattito politico cittadino con un botta e risposta tra l'assessore all'ambiente Giovanni Iacono e il deputato regionale del PD Nello Di Pasquale, che parla non delle vesti da parlamentare ma soprattutto da ex sindaco di Ragusa. In conferenza stampa ho fatto riferimento a quello che è successo in provincia di Ragusa e in particolar modo a Ragusa, dove l'ultima discarica che si è fatta si è ampliata, l'abbiamo fatta a Cava dei Modicani, io ero sindaco e avevamo lasciato la programmazione per la realizzazione della quarta vasca, l'ampliamento. Allora era previsto nel piano triennale delle opere pubbliche, con tutti i pareri, era legittima. Chi sostiene che non c'era nulla è un imbroglione, chi sostiene che quella discarica non si poteva ampliare è un imbroglione. Tanto è vero, ma lo dimostrano anche i fatti, gli stessi atti, perché la discarica era inserita, l'ampliamento era inserita nel piano triennale e l'allora presidente del Consiglio Comunale, Iacono Giovanni detto, presentò un emendamento, questo è l'emendamento, questo qua. Questo emendamento è l'emendamento che è stato costretto a presentare Gianni Iacono, presidente del Consiglio Comunale di Ragusa, per eliminare dal piano triennale la discarica e l'ampliamento della discarica dei cavi dei Modicani. Quindi non era una chiacchiera di Pasquale, voleva ampliare, voleva fare l'ampliamento della discarica, no, era atti pubblici, tant'è vero che ci sono le delibere. Presente in conferenza stampa, oltre Di Pasquale, anche il segretario cittadino del PD, Peppe Calabrese, e il capogruppo al Consiglio Comunale, Mario Chiavola. Tanto rammarico quindi da parte dell'opposizione cittadina per un ampliamento mai realizzato. Inoltre, chi sostiene che se anche realizzata la discarica sarebbe comunque già satura, ha affermato sempre Di Pasquale, dice solamente sciocchezze. Qualcuno ultimamente ha detto che se l'avessimo realizzata sicuramente già la discarica era piena. E questa è anche una sciocchezza, una grandissima menzogna, perché la discarica dei Modicani fino a circa 2 anni fa l'abbiamo avuto ancora funzionante, per fortuna che allora l'abbiamo realizzata e quindi fino a 2 anni fa si è utilizzata Cava dei Modicani e forse nell'ultimo anno avremmo iniziato ad utilizzare l'ampliamento che volevamo fare noi e che era inserita nel piano triennale. Una polemica, quella della discarica, terminata anche ad insulti e querele. Non è tardata ad arrivare infatti la replica proprio di Iacono, che ha dichiarato di aver sporto denuncia contro Calabrese, Di Pasquale e Chiavola per diffamazione. Per tali ragioni, ha affermato sempre Iacono, non ci sarebbe più nient'altro da aggiungere, oltre quanto già dichiarato in conferenza stampa.